I lavori dovevano iniziare il 1 luglio, ma ad oggi lo stadio Viviani è ancora sotto chiave. Restano oscuri, secondo la denuncia dei Fratelli d'Italia, i motivi di quest'ulteriore rinvio. I lavori erano stati appaltati ad aprile e resta anche da chiarire come mai a vincere la gara sia stata una ditta affiliata ad alcuni consiglieri comunali. Una vicenda dunque che pone il sindaco in condizioni di imbarazzo politico, come è stato sottolineato dal capogruppo Fratelli d'Italia Giuseppe Giuzio e dai membri Alessandro Galella e Antonio Vigilante nel corso di una conferenza stampa che si è svolta in comune. Siamo al 20 luglio e ancora non è stato sottoscritto il contratto, quindi i Fratelli d'Italia chiedono le dimissioni dell'assessore allo sport. Chiedono le dimissioni dell'assessore allo sport e soprattutto chiedono, se entro questa settimana non riesce a essere firmato e sottoscritto il contratto, chiedono al sindaco di riconsegnare le chiavi dello stadio Viviani alla società per permettere alla società, a sue spese, di rizzollare il campo e di renderlo praticabile per la fine di agosto. Queste le ragioni che spingono i Fratelli d'Italia a chiedere all'unisono le dimissioni dell'attuale assessore allo sport Valeria Enrico. Il gruppo denuncia inoltre la poca trasparenza riguardo alla gestione dei fondi europei per i lavori di manutenzione del campetto di Macchia Romana. La ditta che ha preso i lavori per la riqualificazione del Viviani sarebbe una ditta di cui fanno parte gli stessi consiglieri comunali. Voi avete notato anche questo? Sì, su questo in modo specifico il consigliere vigilante ha proposto un'interrogazione a cui ha risposto il sindaco. Sembrerebbe, anzi è sicuro, che un consigliere comunale di Potenza sia vicino alla ditta che ha preso questi lavori. È evidente che sicuramente sarà tutto lecito dal punto di vista legale, però dal punto di vista di opportunità politica forse sarebbe stato opportuno dividere le due funzioni, le due situazioni. Il sindaco ha risposto in consiglio comunale, ci è sembrata una risposta anche non del tutto sufficiente perché c'era stato sempre detto a noi di rimanere fuori da ogni tipo di appalto proprio per evitare che ci fossero confusioni e noi l'abbiamo sempre fatto in questi 2 anni, impedendo anche a chi ci stava vicino di partecipare a quelle che erano eventuali gare al Comune di Potenza.